Qui si vota su una serie di cose, l'abbiamo visto, la composizione del Senato, le funzioni del Senato, la posizione e i poteri del governo, la posizione presidente e le funzioni del Presidente della Repubblica e infine la posizione e i poteri delle regioni. Ciascuno potrebbe avere su queste cose delle opinioni legittimamente diverse, non si vede perché io debba essere favorevole al bicameralismo e contrario alle regioni o viceversa, sono delle questioni relativamente indipendenti. Qui i fautori del sì si pongono questo problema e dicono: beh, ma qui il problema dell'omogeneità della materia è risolta dal fatto che il legislatore costituzionale ha voluto così. E quindi è giusto che il referendum sulla legge costituzionale si trasformi in un prendere o lasciare. Mi permetto di dire che questo è l'aspetto più grave. E un comportamento come quello che sta tenendo il governo Renzi in un referendum costituzionale non si era mai visto. Non si era mai visto ai tempi della riforma del titolo V, primo referendum sulla legge costituzionale, non si era visto neanche ai tempi della votazione della legge costituzionale votata in Parlamento dal centro-destra, lo vogliamo dire. Perché qui che cosa accade? Il governo riporta certa omogeneità il voto, perché dice: cari signori, o questo, che è la nostra riforma, o nulla, cioè noi ce ne andremo, ci disinteresseremo delle sorti dell'Italia e vi lasceremo senza governo. Un costituzionalista francese di qualche tempo fa, tal Burdeau, che era un pericoloso monarchico che però pensava, perché esistono anche i monarchici che pensano, di fronte al governo francese, che fece precisamente la stessa cosa. La fece in forma un po' più violenta, ma la violenza c'è anche qui, cioè stese un progetto di Costituzione, poi disse al Paese: potete approvarlo o non approvarlo, se non lo approvate non c'è più la Costituzione. Disse giustamente: l'unica ragione di questo referendum è il cesarismo, no? Cioè il referendum in realtà è sul fatto che tutti dovete volere questo governo, perché questo governo vi lascerà senza alternative se lo fate cadere. E in ogni caso questo è un autentico atteggiamento di disprezzo per le decisioni democratiche, perché la democrazia ha delle regole e che devono essere utilizzate con molta prudenza e rispetto degli elettori, che qui manca completamente.